L'acquisto di Nico Gonzalez da parte della Juventus potrebbe stravolgere le gerarchie offensive bianconere e cambiare i piani tattici di Thiago Motta, affare nel vivo e vicino alla fumata bianca, ci siamo, la Juve accelererà le operazioni per cercare di strappare Nico Gonzalez alla Fiorentina. Trattativa nel vivo e pronta a decollare già nelle prossime ore. Nonostante il veto di commisso, l'esterno offensivo argentino ha già espresso il suo desiderio di vestire bianconero e spingerà il piede sull'acceleratore affinché si possa realizzare il suo sogno nel cassetto e l'inizio della nuova avventura. Thiago Motta lo utilizzerà nel ruolo di esterno destro, ma occhio anche alla possibile svolta con Nico Gonzalez a destra con Conceição, altro obiettivo di mercato molto vicino ai bianconeri, schierato sulla fascia sinistra. Inoltre, il tecnico italo-brasiliano potrà contare anche sull'arrivo imminente di Kop Mainers, il quale lascerà l'Atalanta entro la fine di agosto. Anche da questo punto di vista, la trattativa potrebbe subire un'improvvisa accelerata in maniera immediata. Difficilmente, a livello tattico, Thiago Motta ribalterà e modificherà la sua nuova Juventus, ma attenzione, però, alla possibile rivoluzione dei titolari. Ildiz potrebbe giocarsi il posto con i due nuovi acquisti, mentre Weah, rivelazione della pre-season, rappresenterà un'ottima alternativa dalla panchina. Nico Gonzalez alla Juventus, l'affare Gudmundsson sblocca tutto. Mancano pochi dettagli alla definitiva fumata bianca per il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina. Un affare che genererà un effetto domino anche sulla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. La Viola e i bianconeri dovrebbero accordarsi per una cifra finale di 30 milioni di euro. Si attende solamente il doppio incastro delle operazioni prima del conferma definitiva. Difficilmente, però, la doppia trattativa si sbloccherà prima della una giornata di campionato. Ecco perché Thiago Motta, salvo clamorosi colpi di scena, non potrà contare né sull'argentino, né su Kop Mainers in occasione del match contro il Como, sfida in programma allo Juventus Stadium lunedì sera. Sono attese ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, ma le percentuali di ufficialità delle operazioni entro l'esordio in campionato si attestano intorno al 30%.